Buongiorno a tutti e bentornati nella mia cucina tutta rosa, sempre Jess qui per voi. Partiamo subito con la rubrica che è ricetta light. Me l'avete chiesto un sacco di volte, Jess, ti prego, facci qualche ricetta light, non che le altre ricette, insomma, non siano buone, ma avete ogni tanto bisogno sicuramente di un qualcosa che spezza tutte queste cose fritte o dolci che vi faccio fare nelle vostre case. E quindi ho pensato di fare un'insalata e questa insalata contiene feta, pere e noci. Allora, per eseguire questa ricetta vi servirà dell'insalata spinacino o qualsiasi altra insalata che voi gradite, poi della feta, pere, noci, miele, burro, senape, olio extravergine d'oliva, aceto balsamico in glassa o anche no, sale e pepe. Allora, primissima cosa andiamo a sbucciare le pere. Perché andremo a, diciamo, ripassarle un po' in padella. Questo è l'unico passaggio che, diciamo, non è light, perché comunque andranno in padella con un po' di miele e del burro. Andremo a dorarle e a anche un po' caramellizzarle, se l'ho detto bene. Poi tagliamo la punta. Tagliamo la parte finale. Leviamo tutta la buccia. Ok. Allora, spicchi non troppo sottili, perché sennò poi in padella diventerà una purea. Ok, più o meno questo spessore qui, così che appunto andiamo ad evitare che si vada a spolpare nel corso della caramellizzazione. La parte ovviamente centrale, dove ci sono i semini, la leviamo. A parte questo piccolo passaggio di pere in padella, è comunque molto light e molto veloce, come tutte le insalate si possono preparare veramente last minute, la mattina prima che uscite, magari per andare al lavoro e ve la volete portare con voi. E poi insomma ogni tanto appunto un'insalata ci sta, no? Allora, leviamo giusto questa parte qui. Ok, bene, adesso mettiamo padella. Accendiamo fuoco medio-alto. Non va? Ok, mettiamo il burro. Facciamo sciogliere, aggiungiamo poi il miele, metto qui la pera, ok, e poi se gradite questa
insalata la potete comunque accompagnare con qualche crostino di pane, quindi anche se diciamo la nota croccante alla fine la daranno le nostre noci, quando andremo poi a spezzettare e mettere in ultimo sopra l'insalata, ma se gradite, essendo comunque veramente alla fine a parte queste pere caramellizzate è molto light. Comunque la feta è un formaggio light, lo spinacino è comunque una di quelle insalate ricca di fibre e ferro, ma che comunque sono foglie di insalata. Noci e poi una salsina che adesso vi farò vedere. Ok, man mano che si scioglie il burro, mettiamo le pere e il miele. Ok, forse l'aumento leggermente. Allora, miele, così, perfetto. Doriamo bene un po' il tutto, mettiamo le pere. Sentite, sfregola ed è così che deve andare per far sì che appunto le nostre pere possano caramellizzare in santa pace. Oh. Perfetto. Giratele di volta in volta così che tutti i lati sono abbastanza morbidi e dorati. Ok, bene, allora io le lascio fare così. Nel frattempo, allora, sicuramente abbasso leggermente perché ho paura che poi queste piastre non si sa mai, un minuto vanno lente, il secondo dopo partono a mille. Prendo il nostro piatto di impiattamento. Ok, iniziamo a mettere già lo spinacino. Poi questa anche quando, ecco non l'ho detto, ma se per esempio avete degli ospiti a cena, comunque può essere sicuramente un'insalata d'accompagno per un secondo di carne, anche magari un agnello, qualcosa di comunque abbastanza, chiamiamo così, pesante come arrosto, e questa sicuramente va a sgrassare. E se la mettete in una di quelle belle ciotole così che potete fare una bella composizione che si vede, viene perfetto. Allora, mettiamo questo. Se volete potete già iniziare a condire con un goccino di olio. Poi mettiamo la feta, potete sbriciolarla con le mani, se non vi va potete usare comunque una forchetta. Così. Poi abbastanza grossolana. Ok. E la mettiamo un po'
così. Ora facciamo la nostra salsa d'accompagnamento e quindi ci prendiamo un piatto di quelli diciamo fondi, mettiamo il senape, anzi la senape, olio, andate comunque abbastanza carichi di olio perché questa serve proprio come salsa per condire la nostra insalata. Allora, aceto, in questo caso ho preso quello già glassato. Okay. Nelle nostre pere possiamo già iniziare a mettere un po' di sale. Lo mettiamo anche qui. E poi un po' di pepe. La controlliamo giusto per girarle. Ok. Perfetto. Visto che sta andando un po' lento, possiamo sicuramente aumentare la temperatura qui della nostra piastra, perché comunque vogliamo le nostre pere un po' più scure e belle dorate. Allora, qua abbiamo messo tutto, quindi andiamo a intanto amalgamare i nostri ingredienti. Frusta, ok. Allora, dove sta? Eccolo qui. Oh, ecco, vedete, adesso stanno iniziando a prendere colore. Ok, il processo di caramellizzazione sta riuscendo bene. Quando è proprio in questo momento non abbandonate la cucina perché sennò ve le ritrovate bruciate. Ok. Ok, spengo, le lasciamo raffreddare leggermente, magari le mettiamo pure in un altro piatto, così che non le mettiamo totalmente bollenti e ustionanti all'interno della nostra insalata, anche perché ce la va completamente ad ammosciare, perché giustamente comunque il calore nell'insalata sulle nostre foglie
fa effetto tipo insalata andata male. Allora, meraviglioso, effetto caramello, allora, spezzetto un altro pochetto la feta. Che risultava troppo grossolana, non mi piaceva. Ok, sciacquo le mani. E adesso andiamo a tagliare leggermente con un coltello. Questo lo leviamo. Le noci. Allora, mi aiuto con questo, così abbiamo lo spazio. Così. Ok, che tra le altre cose, stavo pensando proprio in questo momento che tagliavo le noci. Se vi piace anche la nocciola, anziché magari la noce, potete prenderle e ovviamente tostarle in forno o in padella e poi appunto sempre tagliandole un po' a coltello con un po' di aceto in glassa. Le potete poi usare come appunto salsa e crumble della vostra insalata. Sicuramente anche quella è un bel accostamento. Allora, ci siamo. Mettiamo un po' di sale. Così. Poi. Prendiamo un così, ovviamente perché vogliamo fare un bel impiattamento, non rovesciatele completamente sopra. E questa piccolina. Ok, più o meno. Per farvi vedere, allora, questa è la consistenza che deve avere la pera. Allora, è morbida, perché è morbida, ma non è spappolata. Allora, a questo andiamo ad aggiungere il liquido, questo qui, delle nostre pere. Bye. Oh, ok. Mescoliamo bene. Così che avrete una salsa, diciamo, agrodolce.
con cui condire la vostra insalata. Ok. Ecco, questa diciamo che è proprio la consistenza della salsa. Allora, mettiamo centrale, volevo fare anche una piccola piramidina con le pere. Così. Ce la farò? Ok. Un altro goccino d'olio. Le nostre noci sbriciolate, le mettete tutte qui intorno. Diciamo che queste sono proprio fondamentali per fare la in bocca, dare quella sensazione di cremoso e croccante. Ok. Ok, ci siamo. Ora, intanto lo porto di qua. Ok, e con un cucchiaino andiamo con la salsa. Ma sapete che vi dico? Io ho questa bellissima siringa che ormai sono affezionata e tutti voi conoscete. Proviamo a riempirla e poi facciamo sì con forse abbastanza. Sì, questa va bene. Allora, la monto qui con voi. Perché giustamente se non volete e la volete lasciare da parte, una ciotolina la mettete e poi chi vuole può sempre condire ulteriormente con questa salsa. Se no la potete già mettere nel vostro piatto, perché secondo me comunque il contrasto agrodolce, soprattutto perché miele, senape, dà quel qualcosa in più, non ve ne pentirete. Ok. Allora, assaggio perché. È buona. Ok. Allora, vai così. Voilà, allora, questa è l'insalata che ovviamente in questo caso è, diciamo, messa in un bel piatto, servita. Se la volete poi portare in ufficio, potete tranquillamente metterla in quei box da schiscetta e se no potete tranquillamente usare le bowl grandi come questa e mantecare già tutto quanto, girare e servire. Come ho già detto, questa è un'insalata che può essere sia come piatto unico che da accompagno. Assaggiamo, giusto per
che non voglio. La pera la prendo da qua. Oddio. È buonissima. Allora, grazie come sempre per avermi seguito e replicatemi ricette, taggatemi e buon pranzo a tutti. Grazie.